E questa, gentili telespettatori, è un po' una sorpresa, perché non parliamo adesso di vela, parliamo di altura, ma altura a motore. Si arriva a Monte Carlo, ma con i cavalli, e sono tanti, dell'offshore, per ricordare una manifestazione che riprende quest'anno dopo tanti anni, che è la Venezia Monte Carlo di offshore. Vediamo un po' la storia. L'organizzazione di un evento come la Venezia Monte Carlo, che ha sempre riscosso grande successo e fascino. Direi che è la piattaforma naturale per rilanciare questa mitica Venezia Monte Carlo. Io ci credo fortemente, credo a questo binomio indissolubile nautica-motonautica, credo al rispetto dell'ambiente, credo alla sicurezza e credo che noi come Federazione Mondiale di Motonautica possiamo essere un laboratorio fantastico per la nautica, per far sì che vengano poi concretamente applicate le migliori tecnologie e tutto quello che fa sì che il nostro sport sia sempre più rispettoso dell'ambiente, sempre più sicuro. Questo era Raffaele Chiulli, presidente della WIM, Unione Internazionale Motonautica. Tra poco, al microfono del collega e amico Paolo Paganini, Vincenzo Iacoianni, presidente della FIM, Federazione Italiana Motonautica. E poi la testimonianza dell'organizzatrice Fiorella De Septis, Venezia Monte Carlo, 8ª edizione. È un binomio importante in Italia, Monte Carlo? È un binomio bellissimo, tra l'altro quest'anno sarà rafforzato dalla consegna del Leone d'Oro di Venezia al vincitore della Flotta Italia, che sarà istituita dal 2015. Immagini spettacolari per l'8ª edizione della Venezia Monte Carlo. Immagini storiche, ricordiamo, partirà a luglio del 2015. Un'occasione importante quella, sempre il fascino della Venezia Monte Carlo riscuote sempre grande interesse. Sì, ci mancava in tutti questi anni, è stata una gara straordinaria per valore agonistico, per difficoltà, per anche perché è qualcosa di unico nel mondo. Sono molto contento che sia ritornata, parte con i migliori auspici, la federazione darà come sempre il suo supporto. Ricordiamo 1450 miglia di navigazione, una delle più dure, faticose e interessanti e avventurose corse attraverso l'Italia, il giro d'Italia, da Venezia a Monte Carlo, luglio 2015.